Ok, buongiorno a tutti, grazie della partecipazione. Io sono Luca Gallo, sono il responsabile dell'ufficio Relazioni Internazionali, che è l'ufficio che gestisce il programma Erasmus per tutti i corsi dell'Ateneo. Oggi abbiamo voluto organizzare questo incontro di presentazione per illustrarvi il contenuto del bando e quindi i meccanismi di questo programma e per naturalmente rispondere a qualsiasi domanda voi intendeste porci. Bene, lascio la parola alla mia collega Arianna che inizia la presentazione. Grazie Luca e benvenuti a tutti. Siamo molto contenti di avervi qui così numerosi oggi. Allora, iniziamo. Che cos'è Erasmus Plus? Immagino che molti di voi magari hanno amici, parenti che hanno già partecipato oppure ne abbiano sentito parlare. È forse il programma più importante e più di successo dell'Europa. In che cosa consiste? Consiste in una serie di ambiti in cui i ragazzi possono fare esperienza all'estero in un altro paese europeo. Dato che siamo in università, noi ci occupiamo e voi, mi auguro, parteciperete all'Erasmus Plus per l'alta formazione. Perché partire in Erasmus? Beh, sicuramente per fare una nuova esperienza, per provare a studiare all'estero, confrontarsi con un ambiente accademico che è diverso dal nostro, per incontrare altri ragazzi, altre situazioni e anche per perfezionare una lingua. Dico perfezionare perché è importante, poi lo vedremo, quando si sceglie la destinazione, scegliere una destinazione per cui voi conosciate già la lingua e quindi siate già abili di sentire una lezione, fare un colloquio e soprattutto poi sostenere l'esame. Vi faccio una premessa, tutto quello che diremo oggi, quindi tutte le informazioni, saranno videoregistrate, quindi le potrete trovare sul nostro sito. Inoltre le informazioni sono già presenti sotto forma di file che potete scaricare. Vi faccio vedere qual è il nostro sito. Eccolo qui. Allora vedete. C'è tutta la documentazione, sia sulla destra che sulla sinistra. Trovate. Ah, scusatemi. Ok, ci siamo. Allora, questo qui è il nostro sito, è un portale, quindi ci arrivate partendo dal sito dell'università. Sotto le relazioni internazionali troverete questo portale, LLP Manager. All'interno di questo portale trovate tutto quello di cui parleremo oggi e anche tutti i moduli che vi serviranno se intenderete partecipare. Troverete anche una mappa delle destinazioni, inoltre le stesse destinazioni si possono trovare in un elenco Word. Insomma, è il sito che userete da oggi al vostro ritorno se vorrete partecipare ad Erasmus. Allora, parlavamo di destinazioni, perché l'Università dell'Insubria negli anni ha stipulato più di 130 accordi bilaterali con altre università europee. Ci sono circa 25 paesi in cui potrete decidere di andare, naturalmente uno su 25, e possiamo dire che negli anni il nostro ufficio sta gestendo sempre più studenti. È un successo che all'Insubria si consolida di anno in anno. Pensate solo che l'anno in corso, insomma, stiamo gestendo più di 200 studenti in entrata e in uscita. Allora, per quanto tempo si può andare in Erasmus Studio? Si può partire per un minimo di 3 mesi fino ad un massimo di 12 mesi per ogni ciclo di studi. Questi mesi si elevano a 24 se frequentate un corso a ciclo unico come medicina oppure giurisprudenza. Potete quindi decidere voi quanto sarà lunga la vostra esperienza. Il minimo però deve essere 3 mesi. Ad esempio, si può decidere di fare 6 mesi quest'anno e poi farne 6 mesi l'anno prossimo, in modo così da visitare due università diverse, quindi fare due esperienze diverse. Questo sta a voi. Vi diciamo solo che noi
Poi nella graduatoria, poi vi spiegherò come funziona, privilegeremo i ragazzi che sceglieranno una destinazione per quello che è il tempo che noi abbiamo definito utile per quella destinazione. Ad esempio Madrid, 6 mesi. Allora privilegeremo nella graduatoria un ragazzo che sceglierà Madrid per 6 mesi piuttosto che per 4 o 5. Chi può candidarsi? Possono candidarsi tutti gli studenti che sono in regola con gli esami, sono in corso, e anche quelli che hanno già partecipato ad Erasmus, sia studio che traineeship. Cosa vuol dire? Che se avete un monte, diciamo, mesi Erasmus di 12 mesi, se ne avete già fatti 6, potete farne altri 6. La grande novità di quest'anno, rispetto magari a chi l'ha già fatto l'anno scorso e vuole rifarlo quest'anno, oppure ha già letto il bando dell'anno scorso per portarsi avanti sulle regole, è che quest'anno bisognerà fare all'estero almeno 20 CFU per ogni semestre. Che cosa vuol dire? Erasmus Studio è proprio un Erasmus che si fa per andare, seguire lezioni e dare esami e portare a casa crediti. Quindi il minimo che l'Europa chiede è 30. Noi, in particolare il dottor Gallo, ha deciso di ridurre il numero di crediti per darvi la possibilità di ambientarvi meglio, insomma non avere magari quell'eccessiva ansia da prestazione che ci può essere. Però 20 crediti li dovete portare a casa. Questo è indispensabile. Che cosa vuol dire? Che se non li portate a casa, la vostra esperienza Erasmus resterà tale, ma vi richiederemo indietro tutta la borsa di studio di cui tra poco vi parlerò. Quindi è fondamentale che decidiate fin dall'inizio bene dove andare, in base a quali esami potete fare per portare a casa 20 crediti. Ecco, c'è un'attenzione alle periodicità in questa slide. Perché? Perché vedrete che per certi corsi di studi, come ad esempio economia, ci sono certi esami che già in Italia vi bloccano la carriera. Non so se ci sono ragazzi di economia qui. No? Sì? Ok. Conoscete questa regola? Ok, questa regola naturalmente vale anche se andate all'estero. Quindi se non avete fatto certi esami in Italia, non potete pensare di andare all'estero a fare gli esami che sarebbero da fare dopo, quelli che creano il blocco. Ok, quindi questo è molto importante da tenere presente. Bloccatemi pure se avete domande, se qualcosa non è chiaro, eh? Allora, quindi dicevamo, chi può partecipare? Tutti gli studenti iscritti all'Ateneo in corso e che abbiano almeno un esame registrato su S3 al momento della chiusura del bando. Quindi anche se non lo avete adesso non fa niente, non so se le sessioni di esami per qualcuno sono ancora aperte e quindi qualcuno può ancora dare esami nella sessione invernale, l'importante è che alla chiusura del bando ci sia almeno un esame registrato su S3. Quindi non vale telefonare dicendo che il professore ha fatto comunque l'esame ma non è registrato. Dovete accertarvi che il professore lo abbia registrato, perché altrimenti voi rimarrete esclusi, anche per una semplice banalità di non registrazione, che poi banalità non è. Allora, possono partecipare tutti i ragazzi dei corsi di laurea triennali, escluse però le professioni sanitarie. C'è qualcuno delle professioni sanitarie? Benissimo, ok. Poi corsi di laurea magistrale ciclo unico, corso di laurea magistrale e anche i dottorandi. Quando si può partire? Si può partire al primo semestre, stando un semestre o 2 semestri, o al secondo semestre. Tenete conto che i semestri in Europa non è detto che valgano come da noi, quindi non è detto che siano, non so, da febbraio fino a luglio il secondo semestre. Quindi per ogni destinazione, andando sia sul nostro portale che dal nostro portale attraverso i link ai siti degli Atenei, potrete capire quanto valgono i semestri, quando è bene arrivare, eccetera. La cosa importante è che tutti voi rientrate entro il 30 settembre 2019. Questo è tassativo. Allora, dicevamo nuovo bando Erasmus,
Quindi come fare domanda? La domanda è esclusivamente online, quindi non c'è carta, non dovete venire in ufficio, lo fate comodamente dal computer, collegandovi sempre al nostro portale. Ok. Eccola qua. Allora, al momento la domanda è chiusa, perché come avrete letto nelle mail di invito per oggi, riusciremo ad aprirla oggi alle 14. Potrebbero esserci degli inconvenienti, quindi se alle 14 in punto non riuscite ad entrare, non disperate, nel senso che i nostri tecnici stanno lavorando per rendere più velocemente disponibile la domanda online, ma nel caso non riusciate alle 14, riprovate alle 18, piuttosto che riprovate anche stanotte, perché si può fare domanda 24 ore su 24, quindi non vi preoccupate, non chiamate, noi stiamo monitorando tutto. Solo se magari tra 3-4 giorni non funzionasse, allora vi mandiamo un'email, ma dovrebbe essere tutto regolare. Ok, quindi è da cliccare qui. Sì, si entra con le vostre credenziali che utilizzate normalmente per registrare gli esami o per fare altre operazioni sulla segreteria virtuale. È molto semplice, nel senso che i vostri dovete inserire alcuni dati, ma altri il sistema li recupera direttamente dai nostri database, quindi non c'è niente di particolare che dovete fare. Potete scegliere tre destinazioni. Ok, tre destinazioni perché, come vi spiegheremo, c'è una graduatoria e in base a come vi piazzate nella graduatoria potrete avere la prima, la seconda o la terza destinazione. Come scegliere le destinazioni? Sicuramente in base agli esami che voi potete fare in una certa destinazione, ma anche in base, vi consigliamo anche di scegliere un po' quelle destinazioni che sono meno frequenti, meno gettonate, perché così avrete più probabilità di ottenere la prima destinazione. La domanda sarà aperta da oggi pomeriggio fino al 7 marzo alle ore 13. Una cosa molto importante è non fare domanda all'ultimo, perché potrebbe succedere che molti di voi si collegano nell'ultima mezz'ora e quindi il server è sovraccarico, si blocca, ci sono dei problemi. Quindi mi raccomando, se naturalmente raccogliete le informazioni, però appena siete pronti fate domanda. Dopodiché noi faremo un'istruttoria di tutte le domande pervenute e vi faremo sapere tramite mail chi sarà in graduatoria e chi no e quale destinazione vi sarà stata affidata. Ok, su cosa si basa questa graduatoria? Allora, la graduatoria Erasmus si basa su una formula che tiene conto della media, quindi M, che come vedete è moltiplicata per 0,7, quindi la media ha un peso abbastanza importante, più i crediti che sono stati raccolti appunto dallo studente che fa domanda. Tutto questo per 30. È una formula quindi che tiene molto conto del voto e abbastanza conto del numero di crediti che avete portato a casa. Ricordatevi sempre che naturalmente ci deve essere un esame registrato. Ok, qui viene ricordato quello che vi dicevo prima, ovvero a precedenza chi sceglie la destinazione per la prima volta per il numero di mesi che noi proponiamo. Una cosa importante, non vengono considerati quei crediti che in alcuni corsi di laurea vengono comunque riconosciuti come parte della carriera. Vengono, non so, come ad esempio un corso che viene fatto al di fuori dell'università, che però non fa parte del percorso universitario. Vengono invece riconosciuti quei crediti che sono ad esempio crediti linguistici. Chi di voi ad esempio aveva un certificato linguistico Cambridge ad esempio e l'ha fatto riconoscere, allora sì, ne teniamo conto perché è una cosa seria. Veniamo alla parte più importante per voi, ovvero il sostegno finanziario.
perché naturalmente non vi mandiamo all'estero così, ma l'Università dell'Insubria si impegna non solo a corrispondere una borsa europea, ma anche una borsa di Ateneo molto sostanziosa. Allora, ci sono diverse regole. Regole che dipendono da chi siete, ovvero da che corso frequentate. Come vedete, per le lauree triennali e per le magistrali a ciclo unico ci sono tre fasce di punteggio che danno diritto a tre tipi di contributi. È lo stesso per le lauree magistrali. Cambiano le soglie. Quindi a seconda del punteggio che voi otterrete con la formula che abbiamo visto prima, vi posizionerete in uno di questi tre contenitori. E quindi otterrete una borsa di studio più pesante oppure più leggera. In particolare, per i più bravi, quindi coloro che hanno un punteggio superiore a 24 o superiore a 25, è prevista una borsa di studio composta da due parti. Una parte è la borsa di studio dell'Unione Europea e una parte invece è la borsa di studio di Ateneo. Qui viene indicato in termini mensili, per essere più semplici. Vedremo poi però, se vorrete partecipare, che la borsa sarà calcolata in giorni. Quindi a seconda dei giorni che starete all'estero, noi calcoleremo precisamente qual è la borsa di studio che vi spetta. Poi esiste la seconda fascia, ovvero tra il 24 e il 21 e tra il 25 e il 22, il punteggio appunto che ricevete, e questo tipo, chi si posiziona in questa fascia ottiene unicamente il contributo di Ateneo, che comunque è un contributo importante perché come vedete sono 400 euro mensili. Chi invece cade nell'ultima e terza fascia, quindi minore di 21 e minore di 22, non riceverà alcun contributo. Cosa vuol dire? Si può partire lo stesso, quindi una persona può decidere di autofinanziarsi, si possono fare gli esami, si può comunque ricevere il titolo di Erasmus, ma non si riceverà alcuna borsa di studio, né quella di Ateneo né quella europea. Quindi in questi casi bisogna pensare bene se si hanno comunque le possibilità per partecipare. E veniamo a tutti i documenti che sarà importante che voi compiliate sia da casa oppure in ufficio con noi. Questa parte è particolarmente importante perché l'Erasmus è sì un'esperienza bella di divertimento, di studio condiviso, ma ci sono delle regole che vanno seguite e è molto importante che voi le seguiate correttamente seguendo quelle che sono le scadenze. Innanzitutto parliamo della parte didattica. Qualcuno di voi magari l'ha già fatto, la maggior parte lo faranno adesso. È bene capire qual è la destinazione in base agli esami che si possono fare. Una volta che si capisce quali sono gli esami che si possono fare, che daranno quei 20 crediti che dicevamo, bisogna redigere il Learning Agreement for Studies. Che cos'è? È un documento in cui si fa una comparazione tra gli esami che voi farete lì, nel posto che sceglierete, e gli esami che avreste fatto qui se non foste partiti. Quindi è importante che voi capiate bene quali esami possono andare a sostituire esami che dovreste fare qui. Per fare questo dovete confrontarvi con il professore che segue i rapporti Erasmus per il vostro corso di laurea. Non vi preoccupate perché i professori sono molto esperti, hanno avuto prima di voi tanti altri ragazzi, quindi sanno, diciamo, consigliarvi. Non arrivate però a ricevimento senza nessuna idea, perché è importante che voi già proponiate la destinazione e gli esami che pensate possiate fare. Per questo troverete sul nostro portale sempre dei documenti da scaricare che contengono gli esami che i vostri colleghi hanno fatto gli anni precedenti. E troverete anche i nomi dei professori che appunto vi seguiranno come coordinatori Erasmus nella stesura del Learning Agreement. Quindi prima cosa, capire gli esami e Learning Agreement. Ah, una cosa molto importante, il Learning Agreement non va solo compilato inserendo gli esami, ma va firmato. Deve essere firmato da voi e dal professore qui all'Insubria e dal professore nella destinazione che sceglierete.
Quindi è molto importante che voi facciate firmare questo documento da entrambi i professori e che lo firmate voi, perché altrimenti per noi non ha validità e non possiamo accettarvi. Ok? Quindi questa è una cosa molto importante. Poi, questa è la parte didattica. Ora passiamo alla parte amministrativa. Ricordate sempre che tutti i moduli sono disponibili sul portale LP Manager. La prima cosa che faremo è mandarvi la graduatoria quando chiuderemo il bando. A quel punto vi chiederemo di accettare oppure no la destinazione che vi abbiamo riservato in base alle vostre 3 scelte. Ci potrebbero essere anche casi per cui non riusciamo ad assegnare nessuna delle 3 destinazioni, perché sono molto richieste, e allora vi proponiamo una destinazione che magari nessuno ha scelto. Quindi la prima cosa è risponderci entro i termini che vi daremo e dirci se accettate oppure no. Chi non risponderà all'email non sarà tenuto in considerazione. La seconda parte è la nomination e la faremo noi. Ovvero, una volta che voi avrete accettato la destinazione, noi contatteremo le università e diremo: Sergio Rossi ha deciso di venire da te il primo semestre, eccetera, eccetera. Ok? Poi c'è un terzo documento che è molto importante, ed è il Financial Agreement. Solo per questa volta vi chiederemo di venire in ufficio, perché è importante che lo firmiate a pugno. Che cos'è? È un accordo, è un contratto tra voi e noi, per cui voi vi impegnate ad essere studenti Erasmus, quindi ad accettare tutte le clausole che questo comporta, e noi ci impegniamo a darvi un supporto, quindi la borsa di studio di cui parlavamo prima. Quindi dicevamo 2 mesi prima della partenza può essere un termine buono per venire. Se c'è di mezzo l'estate per chi parte a settembre, oppure altre feste, altri eventi, ricordate di venire un po' prima. L'ultimo documento, ma molto importante per voi, sono i dati bancari, ovvero dovrete mandarci, ma vi scriveremo sempre per avvisarvi, i vostri dati bancari per poter accreditarvi la borsa di studio. È importante che il conto sia intestato a voi, ok? Quindi non a un genitore, non a un parente, ma a voi. Bene, adesso parliamo invece della preparazione linguistica. Come vi dicevo, la destinazione va scelta anche in base alle lingue che conoscete. Quindi se conoscete poco l'inglese ma bene il francese, direi di buttarvi di più sui paesi francofoni. Si può comunque porre rimedio, nel senso che prima di partire ci sono dei corsi che noi vi offriamo, alcuni sono obbligatori, vedremo, altri invece sono a seconda della vostra sensibilità, e tramite questi corsi potrete potenziare la lingua. Allora, innanzitutto obbligatorio c'è il test di valutazione linguistico LS. Vi verrà mandato tramite email. Una cosa importante che non ho detto: quando parlo di mail, parlo sempre di mail istituzionale. Quindi anche quando fate la domanda, inserite, mi raccomando, la mail istituzionale e poi magari anche la vostra mail personale. Però inserite quella istituzionale. Noi in ogni caso vi scriveremo lì. Quindi se ne inserite altre, poi ci risulta un po' più difficile, perché noi scriveremo alla istituzionale. Quindi dicevo, riceverete sulla mail istituzionale questo link a un test di valutazione che sarà differenziato in base al paese in cui andrete. Quindi se scegliete la Gran Bretagna avrete un test in inglese, lo stesso per la Polonia, eccetera. Questo test è obbligatorio, quindi avete un tempo per farlo, non pregiudica la vostra partecipazione, nel senso che se non siete tanto bravi non fa niente, l'importante è che lo facciate e che quindi poi, nel caso in cui riceviate un punteggio basso, seguiate il corso online per potenziarvi. Anche quando tornerete ci sarà il test di valutazione finale per capire se l'Erasmus vi ha giovato dal punto di vista linguistico. Quindi anche questo sarà obbligatorio. Vi dicevo poi che ci sono invece anche dei corsi facoltativi che sono gratuiti e che l'Università dell'Insubria mette a vostra disposizione presso scuole di lingua a Varese e Como. Anche lì vi avviseremo noi con una mail e voi ci risponderete facendoci sapere se desiderate partecipare oppure no.
tenete conto che è una bellissima opportunità perché sono gratuiti e ci sono insegnanti madrelingua che vi seguono talvolta anche in gruppi da tre, quindi è davvero qualcosa di utile. Passiamo al punto 3 invece, per cui oltre a questi corsi e oltre al test obbligatorio ci sono università che richiedono alcuni certificati linguistici obbligatori, come per esempio il PET, il FIRST, eccetera. Allora, in questi casi, se dello stesso livello, se voi avete fatto un esame dello stesso livello qui in università, possiamo certificarvelo noi. Se invece viene richiesto un certificato per cui voi non avete la conoscenza, beh, allora non avreste neanche dovuto fare domanda. Quindi è importante già all'inizio vedere, guardare sul nostro portale quali sono le richieste delle università ospitanti, perché avere un IELTS o avere questi certificati non è così semplice, sono livelli alti. Un'ultima cosa su questa slide, l'alloggio. Noi non provvediamo all'alloggio, ovvero provvediamo solo per gli studenti in arrivo, quindi i vostri colleghi che dalla Spagna, dal Portogallo, eccetera, vengono qui a Varese. Per il contrario, quindi per voi sarà l'università estera che magari vi darà una mano a cercare un alloggio. Molte università hanno dei servizi di facilitazione, hanno dei collegi o hanno dei contatti con delle agenzie immobiliari. Oppure in altri casi sarete voi che dovrete attivarvi, ma immagino che sarete sicuramente più bravi di noi, ci sono tanti gruppi Facebook, ci sono tanti canali comunque nuovi che in poco tempo vi aiutano a trovare alloggio. Ok, allora avete fatto domanda, vi abbiamo accettato, avete fatto le valigie e siete partiti. Cosa dovete fare appena arrivati? Anche qui ci sono dei documenti importanti che noi richiediamo. Innanzitutto dovete farvi firmare dall'ufficio che vi riceve, che può essere il nostro ufficio di solito, lo statement period of study. Anche questo lo scaricate sempre dall'LP Manager. Che cos'è? È un documento che accerta che siete arrivati nel posto giusto, che vi hanno accolto e che state cominciando il vostro percorso Erasmus. Dovete farcelo avere per email, va bene anche una foto, basta che sia leggibile, e dovete conservare l'originale fino alla fine del vostro Erasmus, perché dovrete farlo rifirmare per accertare la data del termine dell'Erasmus. Allora, una volta che sarete lì, sarete studenti a tutti gli effetti, anche di quella università, senza dover pagare la retta. E sarete coperti dalla polizza assicurativa dell'Insubria per quanto riguarda gli infortuni e la responsabilità civile. Per quanto riguarda invece l'assicurazione sanitaria, in Europa siete coperti dalla tesserina, quella gialla regionale che adesso è diventata azzurra, mi sembra. Quindi non dovete fare assicurazioni in più, a parte magari in certe università in cui vi chiederanno qualcosa, ma sono dei casi molto rari. Tenete conto che nella maggior parte dei casi non dovrete fare stipulare nessuna assicurazione. Una cosa importante che vi dicevo anche prima, controllate sempre la mail di Ateneo quando sarete via, perché è l'unico mezzo che noi abbiamo per comunicare con voi. Ed è anche il mezzo che avete voi nel caso di problemi per segnalarceli e per vedere come possiamo aiutarvi. Durante il vostro soggiorno avrete la possibilità, come vi dicevo, di seguire il corso online OLS, quello per cui il test era obbligatorio. Il corso non è obbligatorio, però ve lo consigliamo caldamente. E siamo già al ritorno a casa. Una volta quindi finito il vostro Erasmus, farete rifirmare il documento Statement Period e ce lo porterete di persona, così ci raccontate anche com'è andata, in ufficio. È l'unico documento che dovete portarci in originale, quindi mi raccomando conservare con cura. Dovrete fare il secondo test di lingua, dovrete compilare l'Erasmus Participant Report, che è un questionario che vi arriverà per email, anche questo obbligatorio, e dovrete attendere che vi arrivi il Transcript of Records. Che cos'è? È una sorta di statino che l'università estera vi manderà per email o vi darà in mano l'ultimo giorno della vostra permanenza, che riporta tutti gli esami che avete fatto con i voti e con la tabella di conversione.
perché naturalmente i voti vi verranno dati secondo la scala locale. Ok, quindi queste sono le cose importanti da tenere a mente. Il transcritto record poi dovrete consegnarlo a noi perché ci servirà per convalidare i vostri esami. Quindi se voi tornate e non ci consegnate niente, per noi non avete fatto niente, il che comporta due cose. Uno, che dovremo richiedervi la borsa di studio e non vogliamo. Due, che non avrete nulla di convalidato e quindi sarà stato insomma un po' del tempo perso. Quindi mi raccomando, anche questi aspetti che possono sembrare un po' noiosi, un po' burocratici, però sono importanti, è importante che seguiate. Bene, ora sono a vostra disposizione per tutti i dubbi, le domande, le curiosità che avete. Comunque, se avete bisogno, potete scriverci alla nostra mail che trovate qui, oppure venire a ricevimento. Va bene, cominciamo da Varese, poi diamo la parola anche a Como. Ci sei, Valeria? Sì, sì, ci siamo. Ok. Va bene. Va bene, allora cominciamo dalla ragazza con la maglia arancione. Però non so se da Como ci sentono. Forse ci vuole un gelato? No. Intanto pensate alle domande. Abbiamo un bel balletto. Prova. Prego, prego. Allora, questione learning agreement. Primo vorrei sapere se è possibile cambiarlo in itinere, quindi magari fare tipo una bozza di learning agreement e poi andare lì e nel primo periodo vedere che degli esami che non si vogliono più fare e cambiarlo. E poi vorrei sapere se una volta fatto firmare dal coordinatore del corso qui e dal coordinatore del corso all'università partner, se poi alla fine, quindi una volta fatti tutti gli esami, questi poi mi vengono sicuramente convalidati sul mio portale oppure qualcuno me li può contestare, tipo il professore o chi per lui? Ok, è molto chiara la domanda. Allora, innanzitutto il learning agreement è bene farlo il più preciso possibile, soprattutto quest'anno che ci sono 20 crediti richiesti, perché se voi non avete ben chiaro cosa potete fare, rischiate davvero di tornare con meno crediti e quindi poi di dover restituire la borsa. Quindi molta, molta attenzione nella compilazione del learning agreement prima di partire. Poi, certamente, si può cambiare, ma si parla di un esame, due esami, di casi eccezionali, perché già dall'inizio ci deve essere una preparazione attenta del learning agreement, ma nel vostro interesse, perché rischiate davvero di non portare a casa i crediti. Questa è la prima risposta. Invece, per la seconda domanda, mi dicevi... Se qualcuno mi può contestare, una volta firmato il learning agreement, sì, magari mi dicono no, non vale questo esame, per esempio. Allora, se il learning agreement è stato firmato da entrambe le parti, ma soprattutto dal tuo professore referente Erasmus qui, non verrà contestato, nel senso che proprio la firma di un learning agreement vuol dire prendere atto che lo studente farà quegli esami e dare la sicurezza allo studente che poi gli verranno riconosciuti. Naturalmente però lo studente deve rispettare quel learning agreement o nel caso lo cambi deve essere rifirmato da capo, perché se lo studente fa esami senza che gli vengano autorizzati allora no, non verranno riconosciuti. E un'altra domanda, per quanto riguarda la scelta degli esami, io parlo soltanto col mio coordinatore Erasmus oppure devo chiedere ad ogni singolo professore se questo corso va bene? Di che corso sei? Io sono della magistrale di International Business. Nel caso di GEM o comunque nella maggior parte dei casi, a parte giurisprudenza, poi magari mi dite quanti siete di giurisprudenza, quindi in tutti i casi dovete parlare unicamente con il coordinatore Erasmus. È lui che conosce quello che è il piano di studi qui all'Insubria e che quindi vi autorizzerà a svolgere certi esami oppure no. C'è qualcuno di giurisprudenza, anche a Como magari?
Sia come una persona. Due. Ok, allora magari dico giusto una cosa per giurisprudenza. Per giurisprudenza la coordinatrice preferisce che i ragazzi concordino prima con i singoli professori delle singole materie se il proprio corso può essere sostituito da un corso tal dei tali all'estero. Quindi per giurisprudenza è importante sentire prima gli altri professori, eventualmente anche per email, e girare questa mail alla professoressa Letizia Casertano, che è la coordinatrice di giurisprudenza. Da Como, ci sono dei dubbi su questo aspetto? No, al momento tutto chiaro, posto. Va bene, va bene. Sono altre domande, Varese? Sì, se glielo puoi passare. Allora, io volevo chiedere, per l'Erasmus Traineeship, come funziona, com'è il rapporto con le aziende, se le dobbiamo trovare noi e quanti mesi si possono fare all'estero? Allora, ti stoppo subito perché, come forse avrai visto, adesso se riesco a tornare indietro, stiamo parlando dell'Erasmus Studio. Ok, quindi non traineeship. L'Erasmus Traineeship è un bando che di solito viene reso pubblico in giugno, quindi ci rivediamo a giugno per parlarne. E una cosa, se io frequento il terzo anno, quindi dovrei concludere il ciclo di studi verso ottobre, dicembre, si può fare ancora l'Erasmus Plus o si può fare il Traineeship o nessuno dei due? Dice Erasmus Studio, entrambi sono Plus. Plus Traineeship e Plus Studio. Allora, se tu finisci la triennale e poi hai intenzione comunque di iscriverti ad un corso dell'Insubria, allora sì, potrai fare domanda. Se invece hai intenzione di andare in un altro ateneo, no, naturalmente. Per Traineeship dipende quando ti lauri. Quando pensi di laurearti? Io pensavo di laurearmi verso ottobre. Sì, allora puoi fare la domanda a giugno e poi hai tempo 12 mesi per partire, ok? Puoi partire anche dopo la laurea. Ok, grazie. Niente. Microfono di qua. Sì, 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 prima il ragazzo con la maglia verde, poi di qua. Volevo chiedere per quanto riguarda la retta che bisognerà pagare, quindi a settembre la retta di studio si pagherà comunque a settembre del 2018, quella italiana relativa all'università in Subria, e si sarà coperti per il periodo di Erasmus che si farà anche all'estero. Sì, funziona così, nel senso che voi pagate le tasse secondo quello che è il vostro profilo qui all'Insubria. E dopodiché siete coperti per andare all'estero, quindi non dovrete pagare nulla in più. In alcune università magari vi verrà richiesto di pagare una tessera, che è la tessera universitaria, che qui da noi non vi dà diritto a nulla di particolare, ma in alcune università molto grandi dà diritto a scontistica, trasporti, mensa, quindi forse quello è l'unico, in alcuni casi, l'unico costo che avrete. Grazie. Sì, sì, sì. Volevo sapere, quando parlava di un esame che deve essere stato fatto per partecipare, deve essere, cioè, si intende dell'anno accademico in corso o... No, se tu a che anno sei? Immagino che non sei al primo. Io sono al secondo. Ok. Cioè, nel caso, se vorrei mandare tipo la richiesta, la domanda entro il 7 marzo... Sì, la puoi mandare anche avendo dato un esame, tieni conto che sarai molto in basso in graduatoria magari rispetto ai tuoi colleghi che ne hanno dati di più, essendo al secondo anno. Io semplicemente volevo chiedere... lei ha detto prima che noi abbiamo la possibilità di introdurre nella domanda tre destinazioni. Eventualmente, se siamo bassi di graduatoria per qualsiasi motivo, potrebbero essere, tra virgolette, rigettate tutte e tre e viene fatta una proposta alternativa. Ma per forza c'è un'unica destinazione alternativa oppure voi potete anche... No, è possibile che rimangano più destinazioni e allora sempre in base alla graduatoria vi faremo scegliere.
Seconda domanda è legata alla questione certificazioni. Lei ha detto ci sono alcune università che potrebbero chiedere delle certificazioni specifiche. Nel caso in cui io per qualche motivo non l'avessi, ci sono comunque dei corsi qua all'università per cercare di compensare questo gap, oppure devo... All'università, mi ricordo, allora l'anno scorso c'era la possibilità di prendere un certificato Cambridge d'inglese. Questa possibilità è stata attiva fino a febbraio di quest'anno, nel senso che a febbraio si sono conclusi i corsi, quindi non credo che ce la facciate a prendere di nuovo questa certificazione, perché immagino verrà riproposta di nuovo a settembre. Quindi potrete prenderla eventualmente privatamente. So che le scuole di lingua permettono di prendere queste certificazioni. Comunque, se la certificazione richiede un livello per cui voi avete già fatto l'esame in università, ve la facciamo noi gratuitamente. Ok, c'è qualche limite di tempo poi per la questione certificazione? Nel senso, io ho preso una certificazione 3 anni fa, 4 anni fa. Alcune certificazioni hanno una durata, tipo IELTS, che è quella di inglese, mi sembra abbia una durata di 2 anni. Dopodiché dovete rifare l'esame. Volevo chiedere se per gli studenti di economia c'era una differenziazione nella graduatoria tra studenti triennale e studenti di laurea magistrale. Sì, le graduatorie sono sempre per il vostro corso di laurea, quindi voi concorrete unicamente con i vostri compagni del corso di laurea. Ok, però tipo ci sono destinazioni che sono comuni. Ad esempio, se ci sono 4 posti, sono 4 posti per magistrali e triennali o 4 posti in totale? Allora, se poi andrai sull'LP Manager, vedrai che per ogni corso di laurea, quindi triennale piuttosto che specialistica, ci sono dei posti e sono solo per quel corso, ok? Quindi se c'è scritto 2 nel corso GEM, ad esempio, la magistrale, vuol dire che sono 2 solo per GEM, non sono condivisi con economia triennale. Volevo chiedere quando iniziano approssimativamente i corsi facoltativi di lingue. Sì, di solito iniziano verso l'estate, quindi giugno, sono giugno-luglio per chi parte nel primo semestre e novembre-dicembre chi parte nel secondo. E con questo è possibile, diciamo, raggiungere il livello base che ho visto molte università richiedono, tipo il B1? Sì, si raggiunge il livello base, diciamo che per le lingue come spagnolo o portoghese può anche andare bene. Invece, portoghese non lo facciamo. Sì, è giusto, portoghese non lo facciamo, però anche chi va in Portogallo e volesse studiare da solo sono lingue abbastanza semplici. Chi decide invece di andare in altri paesi come i paesi scandinavi piuttosto che la Germania o addirittura la Gran Bretagna, allora lì il livello deve essere già un po' più alto. Soprattutto la Germania vedrete che richiede non solo il livello di inglese ma anche un buon livello di tedesco. Lì vi sconsigliamo di andare se non sapete già il tedesco, perché il nostro corso base di tedesco non aiuta così tanto, aiuta, ma non per raggiungere un livello serio per poter studiare. Un'altra domanda, le borse di studio vengono ricevute ogni mese alla fine del percorso? Allora, la borsa di studio vi verrà accreditata nel momento in cui manderete lo statement period, ovvero quel documento che dicevamo dovete fare firmare quando arrivate. Quindi quando voi arrivate lo fate firmare dall'ufficio Erasmus lì, dopodiché ce lo mandate e solo allora noi mandiamo avanti il pagamento. Cosa vuol dire? Vuol dire che dovrete organizzarvi per riuscire a vivere da soli per almeno un mese e mezzo, anche 2 se volete stare tranquilli. Quindi non vi dico che la borsa vi arriverà molto dopo, vi arriverà probabilmente un mese e mezzo dopo. Quindi siccome le spese più grandi ci sono subito, come per esempio affittare l'appartamento o dare la cauzione del collegio, dovrete comunque in questi mesi magari tenere da parte qualcosa in più per affrontare il primo periodo. E poi nel momento in cui si riceve, come ha detto, che si chiama il statement agreement, viene ricevuta quindi ogni mese? No, noi vi versiamo il totale della borsa. Il totale della borsa calcolato sulle date che saranno indicate sull'accordo finanziario. Ricordate, no, che tra i documenti obbligatori. Per cui sarà importante poi rispettare quelle date.
perché naturalmente se farete di meno, noi vi avremo dato più di quanto avete effettivamente maturato e quindi dovremo chiedervi in restituzione quello che non avete maturato. Ok? Va bene. Io volevo chiedere una cosa per la certificazione. Cioè io ho fatto il liceo linguistico e facendo degli stage mi hanno dato dei certificati dove c'è indicato il livello, ad esempio in Spagna col B1. Posso, cioè valgono qualcosa o... Dipende, al momento li valutiamo, dobbiamo capire che tipo di certificati sono. Al limite, se come dire, il programma di studi della scuola che hai fatto stabilisce che al termine dello studio di una determinata lingua si riceve si arriva a un determinato livello di conoscenza, usiamo sempre quello del quadro di riferimento europeo, no? B1, B2, eccetera, eccetera, e lo possono certificare, te lo fai certificare direttamente da loro. Perché cioè, io ho fatto tipo lo stage linguistico e la scuola in Spagna ci ha dato questo certificato, però non è un certificato tipo delle... Vabbè, però potrebbe valere, poi sentiamo un po' eventualmente l'ateneo di destinazione. Okay. C'era una ragazza. Per gli studenti di laurea magistrale è possibile fare gli esami del bachelor, quindi di triennale? Allora, dunque, dipende dall'università di destinazione, nel senso che ogni università ha delle proprie regole, ok? Per cui diciamo che in generale la flessibilità è uno dei vantaggi di cui gli studenti Erasmus godono ovunque. Però alcune università impongono, ad esempio, che tutti gli esami appartengano al livello di studi dello studente stesso, per cui puoi scegliere magari solo tra esami del tuo stesso livello. Tu sei di? Primo anno di GEM. Di GEM, per cui può essere che offrano solo possibilità per il secondo ciclo. Anche sugli ambiti scientifici, attenzione, ci sono delle università che permettono di scegliere una percentuale di esami da facoltà diverse, da dipartimenti diversi, da corsi diversi, da quelli che sono elencati nei loro piani di studi, proprio per permettere questa flessibilità. Naturalmente tutto questo discorso sulla scelta degli esami lo devi fare poi con il coordinatore Erasmus, che è il professor Brambilla per economia. Quindi comincia a raccogliere informazioni sulle università che ti interessano e la loro offerta formativa, cerca di comporre un learning agreement, cioè un piano di studi relativo al periodo che trascorrerai all'estero, verosimile e che dia, come dire, una buona possibilità di riconoscimento in termini di crediti una volta rientrata, e parlane col professor Brambilla. Un'altra domanda. Sì. Se io, per esempio, ho la certificazione in inglese, una certificazione in tedesco, però faccio domanda per la Spagna, queste certificazioni comunque mi danno punteggio tipo in graduatoria oppure no. Dipende la certificazione nella lingua del paese in cui vai? No, allora, se le certificazioni sono in qualche modo riconosciute nel tuo libretto online, entrano, cioè i crediti riconosciuti per questo tipo di certificazioni, entrano in gioco nella formula che noi utilizziamo per calcolare il punteggio utile per la graduatoria, ok? Diversamente, per una specifica destinazione, se non hai la certificazione della lingua di quella destinazione, non è che valga, capisci? Grazie. A meno che, come diceva Arianna,
in Germania, nei paesi scandinavi, in tanti paesi dell'est anche, per cui Polonia, tanti insegnamenti sono in inglese, quindi se hai una certificazione di inglese e vai in Polonia, questa può essere tenuta in conto dalla università di destinazione. In fondo. Però non sentono da Como, eh? Aspetta. No, volevo sapere, se io per esempio parto a settembre, però voglio dare un esame qua a settembre, si può fare o no? Sì, assolutamente. Okay. Voi potete anche tornare, se volete, e dare esami qui in università mentre siete in Erasmus, esami che naturalmente non sono quelli del vostro Learning Agreement, altri esami. Grazie. C'è qualche altra domanda? Anche da Como? Ah, qui davanti. Però ci vuole sempre il microfono. Volevo chiedere, essendo che studio mediazione, se non posso dare un esame della lingua che ho scelto, studiando russo all'estero. Come faccio a compensare l'esame che perdo? Cioè, dovrei ridarlo qui o posso... Cioè, perché c'è solo in Svezia. Ho capito, e devi cercare di andare in Svezia. Cioè, okay. Oppure... Sì, oppure dare qui quell'esame, ma nel contempo se vai in un luogo dove non puoi studiare russo, cercare comunque di comporre un piano di studi che... copra tutti gli altri crediti che acquisiresti qui. C'è nessuno che è interessato ai programmi di doppio titolo? Sì? Due da Como. Due da Como. Sì. Allora, in linea generale, per i programmi di doppio titolo sono i dipartimenti che in questi giorni, se non l'hanno già fatto e già chiuso, stanno facendo le selezioni, ok? I dipartimenti poi ci comunicheranno i nominativi dei vincitori e costoro saranno automaticamente considerati studenti Erasmus. Perché? Perché noi usiamo il programma Erasmus per gestire sia dal punto di vista amministrativo che economico il periodo di mobilità che gli studenti di doppio titolo trascorreranno all'estero. Ok? Quindi questo è importante. È importante naturalmente che entro il 7 marzo tutti coloro che siano stati già selezionati dai dipartimenti per il programma di doppio titolo si iscrivano al nostro portale indicando tre volte la destinazione che è stata loro assegnata. Ok? Da Como, domande specifiche sul doppio titolo? Allora, volevo chiedere come e quando si scelgono gli esami da convalidare. Quando effettuo la scelta del paese? Devo entrare nello specifico per vedere se gli esami sono in comune a quelli di pratica. Allora, come dire, tu un'idea devi fartela ancora prima di iscriverti al bando, no? Nel senso che è sulla base dell'idea che ti fai e delle informazioni che riesci a reperire che indicherai le destinazioni per la tua mobilità. Poi, una volta selezionata, una volta fatti i primi passi e fatta la nomination, allora inizia la fase preparatoria vera e propria ed è quindi, diciamo, da aprile in poi che devi lavorare per la formalizzazione del Learning Agreement, cioè la scelta definitiva delle materie che intenderai seguire all'estero, con tutta la fase di approvazione da parte del nostro coordinatore dipartimentale e dal coordinatore dell'università di destinazione. Una cosa importante,
e anche qui ritorno sul principio della flessibilità. Il Learning Agreement non è un documento scolpito nella pietra, nel senso che può capitare che una volta che siete arrivati alla vostra destinazione, riscontriate che ci sono magari esami che vi interessano più di quelli che avevate indicato nel Learning Agreement originale, oppure che quello che avevate indicato non è stato attivato, oppure è stato spostato a un semestre in cui non sarete lì. Il Learning Agreement si può cambiare in qualsiasi momento della vostra mobilità, per motivi validi, naturalmente, per cui non c'è l'esame, oppure ho trovato qualcosa di più interessante, dovete naturalmente ripassare attraverso la fase autorizzatoria, però lo fate in modo semplice contattando via email il coordinatore dipartimentale o eventualmente i docenti interessati, ok? Prego. Di matematica, ma anche per noi valgono le stesse borse di studio, cioè economicamente è la stessa cosa di quello che è stato detto dell'Erasmus, è diverso. Tu sei di doppio titolo? Sì. Per il doppio titolo, sì, è esattamente lo stesso contributo. Ok, quindi vale sempre. Nel caso, attenzione. Come? Fare sempre la media, cioè la media dei voti che va poi a determinare in quale. Allora, come dicevo prima, tu per fare il doppio titolo devi rispondere a un bando del dipartimento, ok? Che sarà pubblicato, penso, a breve. Il professore di riferimento è il professor Setti, ok? Una volta che sarai stato selezionato, tu per noi sei già automaticamente dentro, per cui i doppi titoli sono fuori dalle graduatorie Erasmus, ok? Quindi non facciamo quei calcoli per voi, perché siete già stati selezionati dal vostro dipartimento. Chiaro? Chi tace acconsente? Io avevo una domanda in merito a questo, quindi noi quando ci iscriveremo al bando Erasmus dovremmo indicare le prime due mete o Enheim e Jena e come terza ne mettiamo un'altra per sicurezza. Allora, in teoria, quando è che si chiude il bando di dipartimento? Il 22 febbraio, se non sbaglio. Il 22 febbraio, per cui in teoria il 22 febbraio voi sapete già dove sarete stati assegnati, giusto? In teoria. Ok, 25 e 26 avete delle certezze sulla destinazione. Allora, quando vi registrate sul portale Erasmus, mettete per tre volte la destinazione. Non... Quindi ci conviene, tra virgolette, aspettare a inverno? Sì, sì, aspettate Erasmus, tanto. Il nostro... Non il 7, però, insomma... 25. Certo, appena avete notizie certe sulla selezione per il doppio titolo... Inviamo quella dell'Erasmus. Sì. Che, ripeto, non è una selezione, a noi serve solo per acquisire i vostri dati e tenere traccia della... Ok, e poi un'altra domanda, io ho fatto qui il corso di economia e abbiamo fatto l'esame di inglese, in quel caso io devo rilasciare qualcosa per la certificazione o me lo riconoscete voi? Ci pensa Gabriella. Ok, quindi chiederò dopo a lei. Sì. Ok, perfetto, grazie. Altro? Sì, una domanda da Como. Sì. Se io ho scelto il primo semestre per partire, posso scegliere io tra settembre e ottobre la data per partire o è l'università d'arrivo che decide quando far arrivare lo studente? Allora... L'università di destinazione non è che decide quando fare arrivare lo studente, l'università di destinazione decide il proprio calendario accademico, per cui se decide... Anche il giorno preciso?
Sai, una questione organizzativa che riguarda un po' tutti gli Atenei, no? Per cui le lezioni iniziano un tal giorno. Se tra le lezioni che iniziano quel tal giorno ci sono quelle che interessano a te, tu quel tal giorno devi essere lì. Semplice, no? È una questione di calendario accademico, no? Cioè voi dovete poi partire in relazione a quello che è il calendario accademico, che stai destinazione. Per cui se tu andassi per esempio in Svezia, considera di dover partire a metà agosto, perché loro il primo semestre lo iniziano a metà agosto. Se vuoi andare in Germania, solitamente invece non iniziano prima di ottobre, quindi dipende dall'università di destinazione. Va bene. Un'altra domanda. Io sono di giurisprudenza e non ho capito. Prima mi conviene iscrivermi al portale quindi online, o prima mi conviene accordarmi con la professoressa che in realtà non riguarda per i miei studi? Allora, prima ti informi su quello che puoi fare all'estero nelle destinazioni di tuo eventuale interesse. Sulla base di questo poi ti iscrivi al bando indicando delle destinazioni che possano dar frutto al tuo periodo. Se per questa scelta hai bisogno dell'aiuto della professoressa Casertano, consultala anche prima, c'è problema. Grazie. Possono avere dei chiarimenti sul calcolo del punteggio per la graduatoria? Sì, allora, come diceva Rihanna, la formula tiene conto di due fattori, che sono la media dei voti e il rispetto del piano di studi. Allora, M è la media ponderata come esce su S3, ok? Moltiplicata per 0,7, perché? Perché la nostra commissione relazioni internazionali ha voluto dar più peso a questo fattore. Ma non solo a questo, per cui c'è un correttivo di 0,3 che viene moltiplicato per il fattore R. Il fattore R che cos'è? È il rapporto che c'è tra i crediti previsti nel vostro piano di studi alla fine del primo semestre dell'anno a cui sei iscritto e quelli che effettivamente hai guadagnato. Tu sei iscritto a? Scienze della comunicazione, primo anno. Primo anno, ok. Per cui diciamo che alla chiusura del bando è terminata la sessione d'esami del primo semestre, giusto? Io adesso non so in specifico quanti crediti sono previsti nel primo semestre di scienze della comunicazione, però bene o male sono intorno ai 30, ok? Tu hai fatto esami per 10 crediti, quindi R sarà 10 fratto 30, ok? Naturalmente, se tu avessi conseguito tutti i crediti previsti per il primo semestre, 0,3 viene moltiplicato per 1, quindi rimane 0,3. Ok? Cioè sì, giusto. Scusate, aggiungo solo una cosa. Tutte queste informazioni sono ancora più dettagliate nel bando. Questa presentazione è nelle FAQ. Questa presentazione vi aiuta, però se poi volete andare nello specifico, andate sempre su LP Manager, nelle FAQ e nel bando pubblico, che è il documento ufficiale, trovate proprio tutto, 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 tutto. Altro? Como? Tutto chiaro, fantastico. A posto, sì.
I 20 crediti che bisogna sostenere sono il rapporto di crediti che bisogna fare all'estero o quelli già convalidati in Italia? All'estero, cioè noi vogliamo vedervi tornare con un transcript of records, che è la certificazione degli esami che avrete sostenuto all'estero, rilasciato dall'università di destinazione, che riporti almeno 20 crediti. Quando poi vengono convertiti possono essere o maggiori o minori di 20, comunque possono in base essere... a come corrispondono qui. Sì, però noi vogliamo che portiate a casa quella quota, ok? Andando via possiamo programmare più di 20 crediti in modo tale che se non riusciamo a dare un esame comunque siamo in regola col piano? Noi vogliamo minimo 20 crediti. Ah, minimo, ok, perfetto, grazie. Se ne fate 120 meglio. Dovessi effettuare un periodo di Erasmus di circa 10 mesi, sì. Quanti crediti sarebbero da accumulare? Almeno 40. Ok, perché noi abbiamo previsto 20 crediti per semestre, questo non vuol dire 20 crediti per 6 mesi, vuol dire 20 crediti per il periodo equivalente al semestre presso l'università di destinazione, perché può andare dai 4 ai 5, ai 6 mesi, quasi mai ai 6 mesi, ai 5 mesi, 4 o 5 mesi di solito. Però, insomma, ripeto, la media europea è quella di 30 crediti a semestre, per cui mi sembra un traguardo più che raggiungibile. Solitamente gli studenti che vengono da noi, se non si portano a casa 30 crediti, sono fregati. Quindi fateci fare bella figura. Altro? Ah, una cosa importante. Una cosa importante soprattutto per gli studenti di giurisprudenza. Proprio relativa a questi 20 crediti. Allora, noi sappiamo che gli studenti di giurisprudenza hanno comunque una scelta piuttosto limitata sugli esami che possono fare all'estero, e che solitamente viene limitata per l'appunto ai diritto internazionale, diritti comparati, economia politica, diritto dell'Unione Europea, cose del genere. Per cui voi potreste rischiare di non raggiungere i 20 crediti, però considerate che voi in Erasmus potete anche lavorare per la tesi, e abbiamo trovato il modo di rendere questi crediti che potreste accumulare per il lavoro bibliografico di ricerca tesi riconoscibili sul vostro libretto online, per cui tenete in considerazione questa opportunità, ok? Tutto chiaro quindi? Benissimo. Allora, ragazzi, mi raccomando, subito a guardare i siti delle università che vi possono interessare, subito a guardare tutte le notizie relative ai ragazzi che hanno fatto l'Erasmus prima di voi. Se ne conoscete di ragazzi che hanno fatto l'Erasmus prima di voi, parlateci, chiedete informazioni a loro. Sulla didattica, sentite i coordinatori Erasmus del vostro corso o della vostra area disciplinare, per cui fate delle scelte oculate, Cioè, non pensate che la destinazione da scegliere sia, che ne so, la Spagna perché ci si diverte. Cioè, quella è una parte importante, per l'amor di Dio, dell'esperienza, e dovete pensare anche a questo. Però dovete pensare anche al fatto che il periodo Erasmus sia fruttuoso, no? Il modo in cui possiamo misurare questo frutto sono i crediti che portate a casa. Per cui siate responsabili in questo, fate le scelte giuste, corrette, e fatevi furbi. Se sapete di non essere degli studenti brillanti con una media eccelsa e di non essere proprio in regola col piano di studi,
è inutile che indicate come prima destinazione una meta ambita da tutti e magari da tante persone più brave di voi. Mettete magari delle destinazioni un po' più defilate, che vi possono dare più possibilità di svolgere comunque questa esperienza, che è un'esperienza formativa in tutti i casi. È una cosa che vi serve, veramente. Noi vi incoraggiamo a farla perché è bello, è divertente, e vi rende migliori, insomma. Ok? E su questo monito vi saluto. Allora, dai. Guardi, ultima domanda. Solo un'ultimissima, ma quali sarebbero le sedi più gettonate? Cioè, dov'è che si può guardare? Tu cosa studi? Medicina. Voi non è che ne avete tante, quindi sono tutte gettonate. Diciamo, ecco, la Turchia non ci va mai nessuno.